Questa mattina un po' avevo fatto un accenno alla consapevolezza, anche se si tratta di un ritiro di metta, la consapevolezza è veramente importante. E, a dire la verità, non è l'argomento cruciale di questa sera, ma è diciamo, un supporto fondamentale all'argomento di questa sera, che saranno gli ostacoli. Ho pensato di parlarne perché in un colloquio mi è stato chiesto se è possibile praticare metta pur non avendo esperienza nella pratica di consapevolezza. E a dire il vero, in Birmania, se si chiede di fare un ritiro di metta senza avere mai fatto un ritiro di vipassana, fanno cominciare da lì, dalla vipassana. E perché? Perché la consapevolezza è molto importante per questa pratica, per tantissimi motivi, e uno di questi è proprio la capacità di riconoscere gli ostacoli quando sorgono. E comunque questa pratica è di tale supporto nella quotidianità, che comunque è un peccato non dar l'opportunità di praticarla a chi non ha mai fatto esperienza di consapevolezza. Per cui la mia risposta a questa domanda è stata sì, certo, ma a determinate condizioni. Infatti, in questa modalità di ritiro, come le facciamo qui a Pian dei Ciliegi, c'è sempre appunto una figura di riferimento che è l'insegnante, che aiuta il meditante a vedere e a riconoscere gli ostacoli quando il meditante non è in grado di farlo da solo. E molto spesso anche chi ha esperienza nella vipassana non è in grado di riconoscere gli ostacoli. Perché quando c'è identificazione, si è così immersi nell'ostacolo che non si è in grado di vederlo perché ci si è completamente dentro. Quindi avevo già accennato ieri degli ostacoli, senza dilungarmi, parlando più in generale del processo di purificazione. Alcune cose oggi verranno ripetute e me ne scuso, ma il cuore della pratica è quello, quindi repetita iuvant. Per cui oggi parleremo nello specifico degli ostacoli, perché imparare a riconoscere gli ostacoli è di grande supporto anche nella vita quotidiana, incominciare proprio a capire quali sono i meccanismi che stanno dietro agli ostacoli. E questo è vero, il ritiro di Vipassana anche te lo permette, ma anche il ritiro di Metta. Quindi gli ostacoli sorgono anche nei ritiri di metta. E ce ne siamo accorti, insomma. Vengono definiti ostacoli, sono degli stati mentali non salutari, è una schematizzazione. Sono cinque principali modi in cui vengono raccolpati, no? Degli stati mentali non salutari. Quindi ci sono tutta quella categoria che fa parte del desiderio, che è il primo ostacolo, tutta quella categoria di stati mentali che si rifanno all'avversione, il secondo, tutta quella categoria che si manifesta con la sonnolenza e il torpore, il quarto ostacolo, l'irrequietezza e il rimorso, il quinto ostacolo è il dubbio scettico. Quindi sono esattamente quelli della Vipassana, per quanto riguarda la classificazione non cambia. Però ci sono alcune differenze sostanziali con la Vipassana. In entrambi i casi, questo è un altro fattore in comune, in entrambi i casi la presenza diventa un ostacolo alla concentrazione. Quindi di base il termine ostacolo viene proprio riferito alla concentrazione. Quindi in entrambi i casi la presenza di ostacoli è un impedimento al sorgere della concentrazione.
le differenze che ci sono tra le due pratiche. Nella Vipassana gli ostacoli sorgono soprattutto all'inizio di un ritiro e solo dopo che vengono superati sorge la visione profonda. Quindi l'assenza di ostacoli è un prerequisito essenziale per lo sviluppo della saggezza. Nella pratica di gentilezza amorevole, gli ostacoli sorgono grazie alla pratica, attraverso le varie categorie. Quindi, metta, come abbiamo visto ieri, è una pratica di purificazione, che porta in luce quello che non è salutare nella mente. Quindi, in particolare, porta soprattutto, ma anche tutti gli altri, gli stati mentali legati all'avversione e all'odio. Anche qui c'è una differenza, ed è forse un po' più sottile, tra metta e vipassana, perché ovviamente anche la vipassana è una pratica di purificazione, è più vipassana, una purificazione della visione, diciamola così, soprattutto all'inizio del sentiero. Metta invece è proprio una purificazione che mira direttamente agli ostacoli, ma anche più in profondità degli ostacoli stessi, come dicevamo ieri, mira alle impurità, anche quelle impurità più nascoste, perché gli ostacoli sono un po' l'aspetto più grossolano delle impurità, e dopodiché ci sono anche quelle più sottili che si manifestano pur avendo superato gli ostacoli. Quindi nella metta, il sorgere degli ostacoli è una parte essenziale per lo svolgimento della pratica, perché la purificazione avvenga, è necessario che sorgano, è necessario che vengano riconosciuti ed è anche necessario comprendere l'effetto nocivo che hanno sulla mente, che proprio se ne sperimenti in prima persona la spiacevolezza. E come si fa, soprattutto quest'ultimo aspetto, come si fa a comprendere con questa chiarezza l'aspetto dispiacevolezza e l'aspetto nocivo? Proprio perché si ha un termine di paragone. Nel momento che, grazie alla purezza del momento di pace e di quiete che metta porta, e grazie a quel termine di paragone, si capisce l'effetto nocivo dello stato malsano quando sorge. Nella pratica, come dicevo, gli ostacoli sorgono durante la pratica, grazie alla pratica, quando meno ce lo si aspetta. E quindi non si limitano solo alla fase iniziale, ma fanno parte proprio di tutto il processo. Magari stiamo praticando e c'è una buona connessione e improvvisamente sorge uno stato mentale difficile. E molto spesso in queste circostanze, può succedere appunto di pensare che c'è qualcosa che non va, no? Nella pratica, ma lo sto ripetendo all'infinito proprio per non far indurre in questo errore, perché è al contrario, è proprio quando la pratica funziona, che il processo di purificazione funziona, che queste difficoltà sorgono. E quindi, come abbiamo visto, prendendo in considerazione ieri tutte le categorie, ogni categoria porta a galla i difetti più comuni. E non ci ritorno perché ne abbiamo anche fatto esperienza praticando, ma essendo una pratica di concentrazione, metta, quando questi sorgono, emergono in modo amplificato. E infatti,
quello che viene riportato nei colloqui è proprio questo aspetto di esagerazione, no? Ma sia in positivo che in negativo, cioè di esagerazione quando c'è il up e di esagerazione quando c'è il down. Quindi ha questa connotazione particolare che deriva proprio dal fatto che è una pratica di concentrazione. Però è proprio questo aspetto, no, di amplificare che aiuta a riconoscere e anche a vedere l'effetto nocivo che hanno sulla mente quando sono nella fase down. Quando sorgono questi ostacoli, ovviamente sono molto spiacevoli e la tendenza naturale è quella di opporsi, come ho già detto, e quindi sorge l'avversione. E questo succede soprattutto verso la fine della seduta, anche questo deriva da un colloquio di oggi in merito alla lunghezza delle sedute. Chiedo scusa se faccio riferimento, ma è una grande fonte di ispirazione. Sono una grande fonte di ispirazione i colloqui. Ed è anche vero quindi che alla fine della seduta la concentrazione cala, perché di solito quello che succede è che all'inizio c'è la quantità giusta di energia, si ha anche magari una maggiore motivazione nella pratica, per cui c'è un crescendo della pratica, si mantiene la concentrazione fino a un certo livello e poi verso la fine c'è un. Se non si riesce a sostenere tutti questi fattori tutti insieme, la concentrazione cresce. Quando la concentrazione cresce, scusate, diminuisce. Quando la concentrazione diminuisce, sorgono un'infinità di dolori nel corpo, che prima, grazie anche alla concentrazione, in questa modalità di pratica, quindi non veniva il corpo, non costituiva un problema. E quindi quando sorge l'avversione in questa fase e non viene riconosciuta, si rimane intrappolati nell'avversione o nell'ostacolo che ne emerge. Ed è qui che è importante il riconoscimento, ed è qui che è importante la consapevolezza. E in realtà di solito quello che succede in questo meccanismo alla fine delle sedute è che c'è, soprattutto per Metta, devo dire, che c'è un attaccamento allo stato piacevole, che con Metta può essere molto intenso. E, anzi, quasi beatifico, non neghiamolo, che improvvisamente cessa ed è seguito da quindi avversione e disagio fisico, quindi sia disagio fisico da una parte, ma anche disagio mentale. E se questi ostacoli, dicevo, non vengono riconosciuti, la tendenza è che poi uno chiama l'altro, no? E tendono poi a dilagare, culminando proprio nel dubbio se è il giusto modo di praticare o se magari un altro modo è più opportuno. Tutto questo è il semplice risultato del dilagare degli ostacoli. E tra l'altro il dubbio è l'ostacolo più insidioso perché come si mette in discussione quello che si sta facendo e quindi può essere veramente un ostacolo importante se non un pericolo per la pratica. In realtà quando sorgono tutte queste domande, ci si fa tutte queste domande sulla modalità di pratica, in realtà non c'è un modo giusto o sbagliato di praticare metta, c'è semplicemente il praticare, no? Quindi con metta è impossibile sbagliare, quando con continuità si inclina alla gentilezza amorevole e in qualsiasi posizione, Metta Sutta dice in piedi, camminando, seduto o disteso,
Non c'è distinzione, cioè nella pratica, la pratica formale seduta non si interrompe nel momento in cui ci si alza dal cuscino, c'è una estrema continuità, quindi non cambia la durata dell'ora. È vero che è necessario alternare seduta e camminata per dare possibilità al corpo e a tutto l'organismo di rimanere in equilibrio, ma ai fini della pratica non c'è un giusto o sbagliato. Quindi quando sorgono gli ostacoli può aiutare a avere una visione più distaccata e lucida della situazione, e questo avviene attraverso la consapevolezza. E innanzitutto essere consapevoli che gli ostacoli non sono dovuti a una nostra incapacità oppure a qualcosa che non va nella pratica, ma che al contrario sono parte del processo. Quindi questo è il prima. Una riflessione primaria che possiamo fare. E poi, come dicevo, il primo passo è riconoscere l'ostacolo. Il secondo è accogliere quello che c'è, perché, come ho detto, respingere non fa altro che alimentare. Il terzo passo è inclinare alla meta. Questo è il dove si può intervenire. Da qui in poi interviene meta e infatti il quarto passo è la sostituzione dell'ostacolo con meta. E questo, come dicevo, avviene in modo naturale, che è al di fuori del controllo del meditante, perché è semplicemente il risultato del continuo nutrire la benevolenza nella mente. Quindi metta, da un lato protegge la mente, è questo aspetto paradossale, no? Che da un lato protegge la mente, però dall'altro, quando ci sono le condizioni adatte, purifica e porta fuori. Ed è proprio così che avviene, nel senso che nei momenti in cui metta fluisce, e quando metta fluisce, sorgono anche i fattori di concentrazione, che spiegherò nei prossimi giorni, e i fattori di concentrazione portano a uno stato di felicità, anche proprio che si sperimenta a livello fisico. E quando metta fluisce, porta luce nell'oscurità, proprio a questo effetto, proprio illumina dove non c'è chiarezza, diciamola così. E quindi permette di vedere con chiarezza cosa c'è nella mente che non è metta. E una volta che si è riconosciuto tutto ciò che non è metta, si fa spazio. Lo riconosciamo, ok, questo non è metta, allora si fa spazio, si continua. Il secondo, si fa spazio, è il secondo passo, quello dell'accogliere, e si continua a orientarla alla benevolenza, terzo passo, e a sua volta l'orientare alla benevolenza porta ad accogliere quello che non è metta. Ed è proprio questa attitudine accogliente porta alla cessazione di ciò che non è metta. Scusate la ripetizione. E quindi, cessando metta, che cosa rimane? Ve lo chiedo. Scusate, se cessa ciò che non è metta, cosa rimane? Un errore sostanziale. Ho già dato la risposta. Rimane la metta. E quindi è in questo modo che si dispiega la sostituzione
negli ostacoli, di meta con gli ostacoli. No, era semplicemente per spiegare che si basa tutto su questo, sulla differenza tra uno stato puro della mente che permette di riconoscere l'impurità. È lì la profondità della metta ed è lì che permette di andare a purificare gli aspetti più sottili, perché una volta che si fa esperienza di uno stato estremamente puro, si riuscirà a riconoscere una lieve impurità, proprio anche le più lievi. Ora, gli ostacoli nel dettaglio, e questo è estremamente utile, soprattutto anche nella vita quotidiana, per incominciare a sapere gestire gli ostacoli. Il desiderio. Il desiderio sorge quando si entra in contatto con oggetti piacevoli. Come abbiamo visto in questi giorni, ieri in particolare, è il nemico prossimo. L'attaccamento è il nemico prossimo della metta. E come abbiamo visto, spesso sorge praticando con le persone care. E come abbiamo visto è difficile da riconoscere perché è molto simile a metta. Ma quello anche un pochino che abbiamo visto è che si incomincia a riconoscere il nemico prossimo della metta, l'attaccamento, proprio perché incominciamo a sperimentare una qualità di affettività più pura. Allora a quel punto un'affettività legata all'attaccamento viene riconosciuta, perché se no noi pensiamo che quello sia l'unico modo di provare affetto verso una persona. È molto difficile riconoscere la sofferenza legata al desiderio. A differenza della malevolenza e dell'odio, in cui l'effetto dannoso per la mente è più evidente, ed è anche per questo più facile da riconoscere, il desiderio è più insidioso perché siamo soliti pensare che desiderare qualcosa sia fonte di felicità. E quindi c'è uno stato di eccitamento quando si desidera. E questo eccitamento magari per un attimo ci può essere un senso di appagamento, ma in realtà il desiderio sorge sempre in funzione di uno stato di insoddisfazione. Se fossimo totalmente appagati, se la nostra condizione fosse quella di essere totalmente appagati, non ci sarebbe la necessità di cercare nulla. Ma poiché c'è un'insoddisfazione di base, che non viene riconosciuta, il desiderio sorge. E quindi c'è proprio un bisogno di compensare una sete di fondo, che però il desiderio non è in grado di soddisfare. E quindi quando realizziamo un desiderio, perché no, il desiderio non soddisfa, ne sorge subito uno nuovo. È come se si bevesse dell'acqua salata, no? Nel tentativo di dissetarsi, il risultato è che si rimane sempre più assetati. E quindi tanto più si cerca la soddisfazione nel desiderio, tanto più il senso di mancanza aumenta. E questo non ce ne rendiamo conto, ma è proprio così. Tanto, per esempio, anche nella ricerca degli stimoli, tanto più abbiamo bisogno di stimoli, tanto più quelli che già abbiamo non sono sufficienti e ne abbiamo bisogno diciamo, sempre di più. Ed è questo che poi porta a essere schiavi dei sensi, del desiderio. E una volta che attraverso questa pratica
Si è sperimentato e assaporato la gioia e la pace, si ha meno la tendenza a cercare gratificazione attraverso i piaceri dei sensi. Quando c'è metta, c'è disincanto dal desiderio. Nel vero senso della parola, non, il desiderio non ci incanta più. Perché facciamo esperienza diretta e riconosciamo, grazie alla pratica, l'unico modo di colmare l'insoddisfazione è nell'essere appagati nel momento presente, così com'è. Essere totalmente indipendenti dalle circostanze. E solo quando sperimentiamo questo tipo di felicità, questo profondo appagamento, in confronto la felicità derivante dai beni materiali perde attrattiva. E anzi, si arriva al punto di vedere che desiderare è faticoso ed è veramente una profonda fonte di sofferenza. I rimedi. Adesso procedo in modo un po' schematico. Nella pratica, scegliere accuratamente la persona con cui si pratica, questo è già stato detto ampiamente, e quindi quando sorge desiderio, e molto desiderio a volte, proprio perché non dimentichiamo che metta amplifica, o attaccamento, allora può essere utile tornare a una categoria più semplice, che può essere il benefattore o anche tornare a se stessi. Un'altra pratica che però magari molti di voi non conoscono, che però viene suggerita, è di contemplare le impurità del corpo. Anche questa è una pratica di concentrazione, fa parte dei guardiani, dei quattro guardiani, ed è porta a innanzitutto a una maggiore purezza mentale e a coltivare il non attaccamento. Non mi dilungo nel descrivere questa pratica, dico solo appunto per come indicazione, poi se siete interessati può andare nelle eventuali domande della fine. E poi c'è un'indicazione che è un po' un'indicazione di massima che viene data come rimedio per ogni ostacolo, passare per un breve periodo alla pratica di consapevolezza, in modo tale da portare una maggiore consapevolezza in tutto quello che sta succedendo e quindi avere una minore di identificazione nel desiderio, poterlo notare e quindi una volta che si riesce a riconoscerlo, quindi a uscire dall'esperienza e a riconoscerlo, a quel punto si lascia andare la vipassana, si ritorna a inclinare alla gentilezza amorevole. Il secondo ostacolo, l'odio, al contrario dell'ostacolo del desiderio, qui si respingono le sensazioni spiacevoli. C'è un'ampia gamma, come ne abbiamo già parlato, in cui si può manifestare, da quelle come più intense come la rabbia, a quelle un pochino più sottili come anche l'indifferenza, per esempio, può essere una forma di odio. E dico l'indifferenza proprio perché questa è quella che un pochino possiamo aver conosciuto oggi nella pratica con la persona né amata né odiata. Parlo della rabbia, perché la rabbia affligge molti di noi nella quotidianità. La rabbia ha radici nel desiderio, quando le cose non vanno come vorremmo che andassero. Infatti noi ne abbiamo fatto esperienza con la persona cara.
proprio questo meccanismo. Volendo trovare un responsabile del malessere che si prova, si ha la tendenza, in presenza della rabbia, di puntare il dito contro qualcuno o qualcosa. E del resto c'è anche un principio di piacere nel dare seguito alla rabbia. Quando la rabbia viene rivolta all'esterno, tuttavia, chi ne subisce le conseguenze è innanzitutto chi la prova. Adesso volevo leggervi alcuni sutta, alcuni versi, scusate, dal Dhammapada a proposito della rabbia, perché c'è proprio un capitolo che si riferisce alla rabbia, che di per sé sono un insegnamento. Uno proprio riferito a questo aspetto dell'apparente piacevolezza della rabbia, nel dare sfogo alla rabbia. Gli stolti si figurano le cattive azioni dolci come il miele, finché non ne vedono le conseguenze. Quando ne scorgono i frutti, certo gli stolti soffrono. Questo è il numero 69 del Dhammapada, il numero 221. Rinuncia alla rabbia, lascia cadere l'orgoglio, liberati da tutto ciò che ti tiene legato. Il puro di cuore non si aggrappa né al corpo né alla mente, non cade preda della sofferenza. Quello successivo. Chi sa contenere la rabbia è come un'auriga, controlla, come un'auriga controlla il carro in corsa, tiene in pugno le redini della sua vita. Gli altri, tutt'al più, ci posano sopra le mani. Osserva il manifestarsi dell'ira nel tuo corpo. Sii padrone del tuo corpo, abitalo con purezza. Osserva il manifestarsi dell'ira nelle tue parole. Sii padrone delle tue parole, abitale con purezza. Osserva il manifestarsi dell'ira nei tuoi pensieri. Sii padrone dei tuoi pensieri, abitali con purezza. Padrone del proprio corpo, delle proprie parole, dei propri pensieri, il saggio è padrone di sé. È bello questo aspetto della manifestazione che c'è sempre in ogni insegnamento del Buddha, in cui alla pratica e alla coltivazione che si fa a livello mentale, poi c'è sempre un seguire delle parole e delle azioni. Quindi impariamo a essere vigili all'insorgere della rabbia. È questo il principale rimedio. Il problema di stati mentali forti, come la rabbia, è che quando sorgono non se ne vanno facilmente, perché si rimane identificati ed in questo modo si crea come un circolo vizioso che li alimenta. Metta è l'antidoto alla rabbia. Questa pratica si addice particolarmente a chi ha un temperamento iroso. Dice il versetto 223. Trasforma la rabbia con la gentilezza e il male con il bene. La grettezza con la generosità, la falsità con la rettitudine. La categoria dove maggiormente si purifica l'odio è ovviamente quello della persona difficile, ed è molto difficile aprire il cuore a persone che
o non ci piacciono o ancora peggio ci hanno fatto soffrire. In questi casi, ma ne parleremo domani, nel passaggio è necessario procedere anche qui con molta cautela, senza forzare. Sperimentare la rabbia durante un ritiro è una grande opportunità per imparare a conoscerla e a gestirla, così da avere più strumenti quando poi sorge nella quotidianità. I rimedi per la rabbia: innanzitutto scegliere accuratamente la persona con cui si pratica, e nel caso emerga uno stato di odio molto intenso o di rabbia molto intenso, anche in questo caso l'istruzione è di tornare a se stessi in prima persona, perché in questo caso indicherei proprio tornare a se stessi, perché come ho detto prima, l'odio, uno stato mentale di odio, innanzitutto nuoce a se stessi. Quindi riconoscere lo stato di sofferenza della mente e dare, curare se stessi attraverso una meta verso se stessi. Un altro rimedio è la pratica del perdono, cioè imparare a lasciare andare l'odio, perché si comprende che l'odio non cessa mai con l'odio, come il Buddha insegna, ma solo con l'amore. Perdonare significa lasciare andare il risentimento, innanzitutto per il bene nostro. Tanto più si rimane attaccati al risentimento, tanto più si soffre. Un modo per aprirsi alla persona difficile è vederla nel suo complesso, cioè non rimanendo focalizzati solo sugli aspetti negativi, sugli aspetti che non ci piacciono o sugli aspetti che ci hanno danneggiato, ma portare l'attenzione sugli aspetti positivi. E questo aiuta a cambiare il punto di vista e ad avere un approccio differente nei suoi confronti. Ho anche un altro aspetto importante, è riflettere sul karma. Ogni persona è il risultato delle proprie azioni, quindi se qualcuno ci ha fatto del male, prima o poi ne subirà le conseguenze. E questo aiuta ad avere un'attitudine compassionevole nei confronti di chi ci ha fatto soffrire, per cui attraverso la compassione in questo caso permette un'apertura della mente e del cuore. Riflettere sul fatto che ciascuno è responsabile dello stato della propria mente, e quindi il puntare il dito contro qualcuno è portare fuori la responsabilità della rabbia e dell'odio che è presente nella propria mente. E un altro aspetto molto importante è riflettere che l'imperfezione è connaturata nella natura umana. Quindi ciascuno di noi, volente o nolente, ha fatto del male a qualcun altro. E questo aiuta a non rimanere attaccati al ruolo di vittima. Un'ultima indicazione è sempre quella di tornare a una pratica di vipassana per portare la giusta distanza. Non appena si è creata la distanza, ritornare poi a inclinare alla gentilezza amorevole. La pigrizia e il torpore, il terzo ostacolo, quando l'energia viene meno, la mente diventa stagnante e pigra. È come se fosse proprio avvolta da una coperta pesante, c'è un senso anche proprio di pesantezza negli occhi, nel volto. E a quel punto c'è come uno stallo nella pratica, si tende a perdere
perdere la ripetizione degli auspici e ci si trova spesso a dover ricominciare nella frase. Se poi subentra, oltre al torpore, anche la sonnolenza, la ripetizione si interrompe, si può interrompere anche per un lungo periodo. Quindi questo può essere un ostacolo molto insidioso perché rompe la continuità della pratica. La sonnolenza affligge tutti nella pratica e soprattutto nella pratica di metta, anche a causa della concentrazione, perché la concentrazione porta calma nella mente e se questa calma non viene riequilibrata e bilanciata dall'energia può facilmente sorgere torpore e se non viene visto, se non viene monitorato anche la sonnolenza. Ed è in questo caso, come anche nella Vipassana, lo strumento utile è proprio la consapevolezza. La consapevolezza nota lo sbilanciamento dell'energia tra energia e concentrazione e quindi si interviene mettendo in atto alcune strategie per aumentare l'energia. A volte la sonnolenza può emergere a causa del cibo, se si eccede, e può anche sorgere nella categoria che abbiamo affrontato oggi, quella della persona né amata né odiata, perché la ripetizione, a causa della mancanza di connessione, che è un po' il nucleo di questa categoria, la ripetizione è vuota, c'è la noia, c'è la motivazione cala e quindi può sorgere sonnolenza. Quando questo ostacolo sorge nella pratica, ci si sente molto impotenti e sopraffatti, quando soprattutto lo si prende nelle fasi già inoltrate, ed è molto faticoso uscirne. I rimedi sono innanzitutto non arrendersi alla innanzitutto notarla il prima possibile, non arrendersi alla sonnolenza, suscitare energia con la deliberazione, che è uno dei fattori della concentrazione di cui parleremo nei prossimi giorni. Una maggiore applicazione ha il potere di rigenerare la mente e di riaprirla. A volte può essere utile aumentare il ritmo con cui si ripetono le frasi. E poi ci sono vari sistemi che sono quello di raddrizzare la postura, aprire gli occhi, anche strizzare gli occhi, tirare i lobi delle orecchie, strofinarsi le mani sulla faccia, un po' cercando di non far rumore. E se è necessario anche la meditazione in piedi, alzarsi qualche minuto, o quando poi la seduta è finita, una camminata a ritmo più sostenuto. Un altro aspetto molto importante è, siccome in questi momenti in cui sorge sonnolenza spesso è legato alla presenza della noia, è riflettere sui benefici della pratica o sui pericoli della rabbia. E questo proprio per risvegliare la motivazione. L'agitazione e il rimorso è l'ostacolo successivo, è la situazione opposta a quella precedente, la mente salta da un oggetto all'altro e è incapace di fermarsi. C'è un eccesso di energia. E anche in questo caso, se non viene riconosciuta, quando si manifesta ai primi segnali si crea facilmente un effetto a catena per cui l'agitazione crea alta agitazione così che poi diventa molto difficile arginarla. Spesso l'irrequietezza sorge quando ci sono aspettative nella pratica. Quando si immagina che la pratica dovrebbe andare in un certo modo
e se questo non succede, sorge insoddisfazione e irrequietezza. E in questo caso è veramente utile notare la tendenza a forzare o a controllare la pratica, e poi si continua a inclinare alla metta con un'attitudine più rilassata. Quindi i rimedi, spesso appunto come gli altri, è innanzitutto riconoscerla appena si manifesta. Un rimedio è quello di allietare la mente, perché un senso di benessere calma la mente e quindi permette di stabilizzarla. In questo caso può essere utile rallentare il ritmo con cui si ripetono le frasi e anche in questo caso passare, se tutti i rimedi precedenti non funzionano, passare un periodo alla pratica di consapevolezza, prendendo distanza dall'irrequietezza. A quel punto poi si ripassa alla pratica di gentilezza amorevole in un'attitudine di accogliere. Perché l'irrequietezza, la lietezza di cui parlavo prima, allietare la mente si allieta nel momento che accogliamo l'irrequietezza. L'ultimo ostacolo, quello più insidioso, come dicevo, è il dubbio scettico. Quando sorge il dubbio, la mente è in uno stato di indecisione e di confusione. Si è critici verso tutto e tutti. Verso noi stessi a volte in primo luogo, verso il metodo, verso l'insegnante, verso il luogo. E come dicevo prima, un ostacolo molto insidioso perché mina la fiducia nella pratica. Quindi, si perde quel supporto della pratica come rifugio. E a volte il dubbio, se non viene riconosciuto, può addirittura portarci ad abbandonare un ritiro. Quindi è veramente, di solito si manifesta il dubbio ed è per questo anche molto difficile da gestire, perché insieme al dubbio è come la punta dell'iceberg, sono presenti tutti gli altri ostacoli ed essendo presenti tutti gli altri, la ciliegina sulla torta è il dubbio. Per cui è per quello che c'è tutto questo stato di confusione, perché la mente è totalmente invasa dagli ostacoli. Quando sorge il dubbio, tanto prima anche in questo caso viene riconosciuto, tanto è più facile prenderne le distanze. Il dubbio, quando viene notato, non è mai consigliabile di fronteggiarlo in modo diretto, cioè di trovare trovando una spiegazione alle innumerevoli domande che pone. Semplicemente se ne prende nota e, come al solito, nella pratica di metta si fa spazio e quindi si ritorna a inclinare alla gentilezza amorevole. Successivamente, con il crescere di metta e della concentrazione, il dubbio svanisce da sé. Quindi, per concludere, questi sono i principali ostacoli alla pratica di metta e sono stati mentali profondamente radicati. E non ci si libera di loro facilmente. La liberazione dagli ostacoli è l'essenza della pratica di metta e anche di vipassana. La liberazione che avviene tramite la pratica di metta è una liberazione temporanea, mentre la liberazione che avviene tramite la pratica di vipassana è una totale liberazione dagli ostacoli, per cui non sorgono più. E questo avviene tramite lo sviluppo della saggezza. Malgrado ciò,
metta proprio perché ha come focus gli ostacoli, le impurità, non solo gli ostacoli, proprio le impurità in genere, e va a fondo nel liberare, anche se temporaneamente, la mente dai vincoli, vincoli di odio e desiderio. E quindi porta progressivamente la mente di chi la pratica a una maggiore purezza. E qui lavora moltissimo la continuità, cioè la trasformazione che avviene nella mente, quello che parlavo appunto della plasticità della mente, questa progressiva trasformazione che avviene nella mente inclinando con continuità verso una maggiore purezza. E questo è il presupposto indispensabile per coloro che aspirano a livelli di liberazione superiori. Nell'ultimo versetto del Metta Sutta, infatti, viene descritto come attraverso questa pratica si passa dall'entrata nella corrente fino al non ritorno. E dice: senza cadere in visioni errate, questo ve l'ho già detto ma lo ripeto perché è molto importante, senza cadere in visioni errate, questo è l'entrata nella corrente, dotato di chiara visione e di integrità, allontanandosi dalla brama e dagli oggetti sensoriali, questo è il terzo livello di illuminazione, il terzo livello di illuminazione che implica il non ritorno, e infatti conclude dicendo non tornerà a rinascere in grembo materno. Vabbè, qui non è... Grazie a tutti.